che è quello relativo alla traduzione degli aggettivi e pronomi dimostrativi e di come questi possono essere utilizzati in lingua inglese. Allora, intanto vediamo in italiano i dimostrativi nello specifico sono i seguenti e quindi sono questo, questa, quindi singolare maschile e femminile, quando indico un qualcosa che è vicino a me, quindi questo foglio o questa penna. Il loro relativo in italiano al plurale è questi. Per il maschile plurale, queste per il femminile plurale. Se invece dobbiamo andare a indicare un qualcosa che si trova distante da noi, noi in italiano utilizziamo come dimostrativi quello, quindi quel libro, e al femminile quella penna, per esempio, al plurale avremo quelli e quelle. Quindi questo, questa, questi, queste sono il singolare e il plurale di qualcosa che noi indichiamo di vicino a noi, quello, quella, quelli, quelle sono il singolare e il plurale di un qualcosa che noi indichiamo distante da noi. Adesso vediamo come questi dimostrativi in italiano hanno la loro corrispondenza in lingua inglese. Allora, nello specifico, vediamo che questo e questa, sia che si tratti di un singolare maschile e femminile, si traducono nello stesso modo e nello specifico con this. Vedete, tra parentesi vi ho riportato la fonetica, cioè come deve essere letto il termine inglese, this. This traduce letteralmente questo o questa, quindi this pen, questa penna. Questo mouse maschile, sempre con this mouse. Ok, invece per il plurale di questi o queste utilizzeremo il termine these. Si scrive these. Vi ho messo due i nella fonetica perché c'è una, è come se fosse una i prolungata, quindi this per il singolare, these per il plurale. Invece, quello e quella, singolare, si traducono con that. Non so se ricordate, c'era un gruppo, i Take That, che letteralmente significa prendilo, cioè prendi quello. Ecco, that. Per il plurale, quelli e quelle, utilizzeremo those. Those. Quindi ripeto, questo, questa, this, questi, queste, these, quello, quella, that, quelli, quelle, those. Ok, adesso vediamo magari un attimino nello specifico come questi vengono utilizzati. Allora, per quanto riguarda i dimostrativi, questi possono accompagnare un sostantivo oppure possono essere anche utilizzati da soli. Per esempio, facciamo un esempio. Vediamo questa prima frase che vi ho riportato qui. Spero che si legga. Allora, in questa frase, quindi, look that girl, vedete che traduce letteralmente guarda, look that. Quella ragazza. In questa frase, quindi, il dimostrativo, il that, accompagna il sostantivo che è girl. Guarda quella ragazza, look that girl. Invece, guardiamo invece la seconda frase. Allora, this is my friend Mike. Che traduce letteralmente questo è il mio amico Mike. In questo caso, in questa seconda frase, il dimostrativo this non accompagna un sostantivo. Vedete, qui c'è girl dopo, qui c'è direttamente il verbo is. Mentre
Ma in realtà in questo caso il sostantivo è sottointeso, perché this intende questo ragazzo, chiaramente, quindi è come se fosse scritto this boy is my friend Mike. Quindi possiamo scriverla così la frase, quindi esplicitando quello che è il sostantivo, this boy is my friend Mike. Questo ragazzo è il mio amico Mike. O possiamo in questo caso omettere il sostantivo boy, quindi this is my friend Mike, poiché la frase comunque ha lo stesso medesimo significato, quindi togliendo il sostantivo non cambia il significato della frase, sono corrette grammaticalmente entrambe le forme. Poi un'altra particolarità: se non si vuole ripetere un sostantivo che è stato appena espresso, lo si può sostituire con il termine one, scritto one, per i sostantivi singolari, o once, se ci aggiungiamo un AS finale, per i sostantivi plurali. Per esempio, this is my book, that one not. Scusatemi un po' per la tosse. Allora, quindi traducendo la frase, io ho this is, questo è il mio libro, my book. That one, quello lì, quell'uno sarebbe traduce, ma in italiano invece sottintende quel libro lì, quindi sottintende sempre book. Non lo è, quindi that one not. Quindi in questo caso one va a sostituire il sostantivo book per evitare la ripetizione della frase. Però se noi la traducessimo anche con this is my book, that book not, potremmo anche lasciarla così invariata, non è proprio esattissima, ma non cambia il significato della frase. Quindi per evitare di ripetere lo stesso sostantivo all'interno di una stessa frase, quel sostantivo lo possiamo sostituire con one per le forme al singolare, i sostantivi singolari, o once, ones per i plurali. E lo vediamo qui. Quindi in questo caso è singolare this book, this is my book, that one not. Questo è il mio libro, quello no. Quello, inteso quel libro. Poi, these books are mine. Questi libri sono miei. Those ones not. Once, quindi per il plurale, perché ci riferiamo ai libri al plurale. L'utilizzo chiaramente è il medesimo. Bene, per il momento io non vorrei aggiungere altra carne al fuoco. Spero di essere stata quanto più chiara possibile. Ovviamente adesso sotto il video vi riporto anche i nuovi esercizi da eseguire. Mi raccomando, magari rivedete il video più volte, prendete appunti e soprattutto vi aspetto in tanti e magari lasciate qualche commento, qualche suggerimento. Qualora aveste qualche perplessità, io sono sempre disponibile, d'accordo? Quindi in un qualsiasi momento mi lasciate un vostro messaggino e io avrò modo di poter